Buongiorno a tutti e tutte e benvenute e benvenuti alla terza lezione del ciclo di letteratura Le parole della guerra. Oggi è con noi Marta Riccobono. Marta Riccobono ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura italiana qui alla Scuola Normale, adesso insegna in una scuola secondaria di primo grado. Nella sua ricerca si è occupata di scrittura delle donne, in particolare scrittrici del Risorgimento, e di letteratura in prospettiva gender, e mi riferisco in particolare ai suoi studi sulla Turandot. E oggi è con noi, ci parla di scrittrici siciliane del Risorgimento e da questa poi duplice prospettiva con cui osserva appunto la materia che è oggetto della sua attenzione, perché appunto Marta è sia una ricercatrice che un'insegnante di scuola, per cui questa sua prospettiva e questa sua doppia prospettiva, insomma, è particolarmente proficua per questa lezione. La ringrazio moltissimo di essere qui con noi e le do volentierissimo la parola. Grazie, grazie Serena e buonasera a tutte e a tutti. Insomma, ha già detto tutto Serena più o meno nella sua presentazione. Appunto, io ho conseguito il dottorato di ricerca alla Scuola Normale l'intervento che presenterò, insomma, questo pomeriggio è appunto il frutto della mia ricerca di dottorato. Mi sono occupata, appunto, come diceva Serena, delle scrittrici, di quattro scrittrici siciliane che furono attive nel periodo risorgimentale, e in particolar modo ho messo insieme il loro raccolto e analizzato i loro versi civili. Quindi adesso faccio partire la presentazione in modo tale che possa accompagnarmi. Ecco. Allora, appunto, il mio intervento è intitolato Uno sguardo di genere sul Risorgimento. Parto da proprio un chiarimento terminologico. Che vuol dire genere e in che senso io userò questa parola nel corso del mio intervento? Genere, traduzione italiana dall'inglese gender, è quell'insieme di costrutti culturali che appunto partono dal sesso biologico, ma appunto poi sono il frutto di una cultura e anche di un contesto storico particolare. Potete vedere sullo schermo la citazione di una storica che è Christine Klapisch-Zuber, la quale appunto così definisce la parola genere. Cito: ciò che si è convenuto di chiamare genere è il prodotto di una rielaborazione culturale che la società opera su questa sedicente natura. Essa definisce, considera o deconsidera, si rappresenta, controlla i sessi biologicamente qualificati e assegna loro ruoli determinati. Appunto, ecco, questo insieme di costrutti culturali, di ruoli, anche di imposizioni che si pretende abbiano un fondamento naturale, tra virgolette, soltanto perché si basano sul sesso biologico, portano appunto gli uomini e le donne a svolgere determinati ruoli nella società, o comunque si richiedono loro determinati ruoli. Perché uno sguardo di genere? Perché la domanda da cui io sono partita per appunto avviare la mia ricerca era questa, era la seguente: in che modo il genere può influenzare la partecipazione o comunque anche il modo in cui viene vissuto un evento storico particolarmente drammatico come la guerra? Nella fattispecie mi sono occupata dei moti risorgimentali. Dagli uomini e dalle donne, cioè in che modo il genere influenza non soltanto il modo di vivere questo evento, ma anche, essendomi occupata di letteratura, in che modo appunto può influenzare il modo di raccontare questo evento. Sullo schermo vedete la copertina di un saggio di Virginia Woolf, nel quale l'autrice si domandava proprio quale fosse il significato della parola patriottismo, quali differenze ci fossero nel vivere il patriottismo per gli uomini e per le donne. Vi leggo questa citazione anche abbastanza ampia, nella quale Woolf scrive:
Cos'è dunque questo patriottismo che vi spinge ad andare in guerra? Lei sta immaginando di corrispondere, di rispondere ad una lettera che le è stata inviata da un uomo colto che le chiede appunto cosa si può fare per evitare la guerra. Lei da questa domanda fittizia parte, fa le sue riflessioni appunto in questo caso sul patriottismo e scrive: cos'è dunque questo patriottismo che vi spinge ad andare in guerra? Ce lo spiega il presidente della Corte Costituzionale d'Inghilterra. Gli inglesi sono orgogliosi della loro terra perché ha studiato nelle scuole e nelle università inglesi e ha lavorato tutta la vita in Inghilterra. Non c'è amore più grande che quello per il proprio paese. Il cielo ci ha favoriti facendoci nascere inglesi. E continua Woolf. È una definizione abbastanza esauriente di ciò che significa patriottismo per un uomo colto e dei doveri che ne derivano. Ma per sua sorella cosa significa patriottismo per lei? Valgono anche per lei gli stessi motivi per essere orgogliosa dell'Inghilterra, per amarla, per difenderla? Virginia Woolf, infatti, nel proseguo del saggio, analizza proprio le differenze ci sono tra gli uomini e le donne, proprio di accesso a determinati istituti. Per dire, mentre per gli uomini valgono le parole del Presidente della Corte Costituzionale d'Inghilterra, perché gli uomini hanno potuto frequentare le migliori scuole e le università, per le donne, anche le loro sorelle, quindi donne di un certo, di un ceto sociale abbastanza elevato, abbastanza agiate, anche queste stesse realtà non valevano, perché a loro era precluso l'ingresso alle università oppure non potevano avere accesso al mondo del lavoro. Quindi Woolf si domandava: ma anche loro amano l'Inghilterra a tal punto da sacrificare la loro vita per lei? Ecco, la stessa domanda di Woolf la possiamo trasporre anche alla realtà, al contesto del periodo risorgimentale. Woolf scriveva nel 1938 questo saggio, quindi tra le due guerre mondiali. Però, appunto, quali erano i compiti per le donne durante il risorgimento? Perché appunto se per gli uomini valeva l'invito a imbracciare le armi e ad andare a combattere, questo si chiedeva loro, alle donne cosa si chiedeva? Si chiedeva, ecco, innanzitutto di smentire la fama di essere frivole. Nonché, come scriveva Leopardi nelle nozze della sorella Paolina, madre di imbelle prole. Era infatti un luogo comune, abbastanza radicato, il fatto che gli italiani, o comunque gli abitanti della penisola italiana, fossero incapaci di difendersi dallo strapotere degli stranieri che li soggiogavano, cioè fossero incapaci di imbracciare le armi e difendere se stessi e la patria. E perché? Da dove derivava questa incapacità? Dalle loro madri, che non avevano saputo educarli a dovere, perché passavano il tempo a farsi belle piuttosto che preoccuparsi dell'educazione dei loro figli. Quindi, in primo luogo, alle donne si chiedeva questo, di smetterla, di essere frivole. Secondo poi, si chiedeva loro di quindi incitare gli uomini, non soltanto i figli, ma anche padri, fratelli, mariti, ad andare a combattere per l'indipendenza italiana e, in secondo luogo, poi dovevano anche educare i figli al patriottismo. Dopo l'unità, questa imposizione sociale cambierà leggermente di segno, perché si chiederà alle donne non più di spingere gli uomini a combattere, ma si chiederà loro di trasmettere i valori risorgimentali tramite la scrittura e poi tramite l'insegnamento. Infine, si chiedeva alle donne di preservare la purezza di sangue della grande famiglia italiana e di difendere con il proprio comportamento l'onore della nazione. La retorica risorgimentale è ampiamente fondata sul mito del sangue. Gli italiani si trovavano sparsi, cioè la penisola era frammentata in tante realtà politico-territoriali differenti, però per trovare un collante comune agli abitanti delle varie contrade d'Italia si diceva che avevano tutti lo stesso sangue, che quindi erano, come ci dice Mameli, fratelli d'Italia, quindi era il sangue che li rendeva differenti dagli stranieri, che avevano un sangue diverso. Nel momento in cui una donna italiana si fosse unita, avesse generato un figlio con uno straniero, ecco allora che avrebbe messo al mondo dei figli stranieri.
ed è quindi dei potenziali oppressori. Per questo si chiedeva loro non soltanto di essere morigerate e di fare attenzione a non congiungersi con gli stranieri, ma gli uomini erano chiamati anche a sorvegliare, perché le donne potevano anche, per esempio, essere violentate, e anche in quel caso però il risultato era lo stesso: la corruzione del sangue italiano, la corruzione della purezza del sangue italiano. Quindi le donne dovevano fare attenzione ad essere morigerate, gli uomini però dovevano anche loro fare attenzione e difendere l'onore delle loro donne, quindi intese proprio come proprietà. Onore della nazione è il titolo, l'onore della nazione è il titolo di un celeberrimo saggio di Alberto Mario Banti, a cui si deve questo approccio culturale alla storia del Risorgimento, quindi gli studi culturali applicati alla storia del Risorgimento italiano e non solo italiano. Alberto Mario Banti, nell'Onore della Nazione, scrive: alle figure femminili vengono attribuiti alcuni preminenti ruoli standard, definiti tuttavia in primo luogo dalla loro collocazione nell'ordine della parentela e non certo dalla posizione che assumono nella vita pubblica, militare o politica. Sono fidanzate, spose, o sorelle, o figlie, o madri, o talora assommano insieme una varia combinazione di questi ruoli. Le donne della nazione possono essere fragili, scosse dal pianto al momento di salutare la partenza degli uomini per la guerra, oppure possono essere donne dolenti, che soffrono per la morte dei loro valorosi congiunti, o infine donne coraggiose che incitano i propri uomini, figli, fratelli, fidanzati, mariti ad andare a combattere contro i nemici della patria. Colei che riuniva in sé tutte le qualità della donna risorgimentale era Adelaide Cairoli, la madre patriottica per eccellenza, una madre spartana, nel senso proprio che, come le madri spartane, dicevano ai figli che dovevano tornare o con lo scudo o sullo scudo, quindi o vincitori o morti, non dovevano mai arrendersi. Adelaide Cairoli è madre di numerosi figli, ma dei suoi 5 maschi, 4 moriranno sul campo di battaglia, proprio nelle guerre risorgimentali, e questa sarà la sua più grande medaglia, proprio da appuntarsi al petto, il fatto di aver messo al mondo degli eroi, e per questo verrà lodata e ricordata in tanti scritti, verrà lodata sia dagli uomini che dalle donne, quindi Adelaide Cairoli. Io però oggi vi parlerò di donne che partecipano ai moti risorgimentali non tanto dando figli per la patria, ma scrivendo, testimoniando il loro patriottismo attraverso la scrittura poetica nella fattispecie. Ho detto che si tratta di 4 autrici siciliane, sono Giuseppina Turrisi Colonna, Lauretta Ligreci, della quale non c'è pervenuto alcun ritratto, quindi non sappiamo che faccia avesse, Rosina Muzio Salvo e Concettina Ramondetta Fileti. Una precisazione, quando diciamo donne non si sta intendendo tutte le donne di quel periodo, ma sto parlando di un gruppo ristretto, nel senso di persone che appartenevano a ceti sociali alti, medio-alti, quindi o alla nobiltà o all'alta borghesia, che quindi avevano avuto la possibilità di essere istruite, di avere una buona istruzione e che erano in contatto, che frequentavano direttamente ambienti di idee risorgimentali, che erano per esempio le padrone di casa, di salotti che ospitavano scrittori, intellettuali, patrioti di vario tipo, oppure che per esempio partecipavano, erano ospiti loro stesse di questi salotti. Quindi teniamo presente anche altri fattori differenti dal genere, ma che con il genere si intersecano e dialogano, quindi come l'estrazione sociale, appunto, e di conseguenza la possibilità di aver avuto accesso a un'istruzione, cosa che invece per le altre donne, per la stragrande maggioranza delle donne in quel periodo, non era la realtà, perché le donne del popolo, insomma, non erano istruite, non avevano avuto le stesse loro possibilità. Vediamo più da vicino
chi sono queste autrici? Le presento in ordine cronologico in base alla loro morte, perché come potete vedere le prime due, Turisi Colonna e Licresi, muoiono giovanissime. E quindi loro malgrado sono testimoni soltanto della fase embrionale del Risorgimento, quindi vedono soltanto lo scoppio dei moti del 12 gennaio 1848, quelli che danno l'avvio poi alla piena stagione risorgimentale, mentre le altre due vedranno anche l'Unità d'Italia, quindi ne consegue che nei loro scritti testimoniano fasi diverse del Risorgimento. Quindi, come dicevo prima, queste autrici erano nobildonne come Turisi Colonna, Muzio Salvo, Ramondetta Fileti, o comunque figlie di intellettuali altoborghesi come Lauretta Ligresci. Vantavano genitori illuminati che le avevano fatte educare in casa da precettori per esempio di formazione classicista, come per esempio era successo con Giuseppina Turisi Colonna, che era stata affiancata da Giuseppe Borghi, un traduttore di Pindaro, autore di inni sacri, era stato chiamato a Palermo per insegnare letteratura italiana all'università, quindi un toscano peraltro. Che erano anche persone di idee liberali o risorgimentali, come per esempio avviene con Concettina Ramondetta Fileti, che studia con Gaetano Daita, che è uno storico e che poi prenderà parte direttamente ai moti risorgimentali, o come Francesco Paolo Perez, che anche lui frequenta casa di Giuseppina Turisi Colonna perché è precettore dei suoi fratelli e che poi prenderà parte direttamente ai moti risorgimentali e poi ricoprirà dei ruoli politici dopo l'Unità d'Italia. Inoltre avevano anche accesso autonomo alle ricche biblioteche di famiglia, dove trovavano sia i classici greci e latini, ma anche le opere del canone risorgimentale, come le opere di Dante, di Petrarca, di Alfieri, Foscolo, Tasso, di Lord Byron, di Shakespeare, di Leopardi, di Manzoni e anche di altri autori risorgimentali, come per esempio Francesco Domenico Guerrazio, Tommaso Grossi o Massimo D'Azeglio. Però c'è da dire che i loro precettori non erano tanto favorevoli al fatto che loro leggessero un po' quello che volevano, perché cercavano in tutti i modi di tenerle lontane dalle opere del romanticismo e di imporre loro dei modelli classicisti, più che altro per ragioni di decoro, di morigeratezza. Vigeva infatti ancora quel pregiudizio duro a morire per cui le donne erano più suscettibili rispetto agli uomini, quindi più facilmente impressionabili e quindi certe cose non avrebbero dovuto leggerle. Purtroppo, per fortuna, queste autrici di cui mi sono occupata non sempre seguirono queste raccomandazioni. I testi che vi proporrò tra poco sono accomunati, c'è un filo conduttore tra questi testi, cioè il fatto di avere come protagoniste delle donne. Infatti queste scrittrici cosa fanno? Recuperano dalla mitologia o dalla storia, dalla letteratura, dei modelli femminili da proporre ai loro lettori e soprattutto alle loro lettrici per ispirarle, quindi per dare un modello, cioè come la volontà di creare una sorta di genealogia femminile, quindi di dare degli esempi concreti. Allora vi vado a faccio vedere qualche testo. Ecco, le letture, vi dicevo prima, erano leggevano tanto, le letture sono importanti perché fanno da modello, quindi sono poi i modelli ai quali loro si ispirano. Cosa leggevano queste autrici? Ve lo vediamo proprio dalle loro stesse parole, ce lo raccontano loro stesse. Per esempio in questo brano, che è tratto da una lettera inedita di Giuseppina Turisi Colonna al suo precettore, è una lettera del 38, quindi lei è giovanissima, nasce nel 22, quindi è veramente molto giovane, e scrive a Borghi ormai è lontano perché è dovuto andare via da Palermo perché era diventato inviso ai Borbone, quindi era dovuto andare via per le sue idee politiche.
Scriveva Torisi Colonna, avendo fatto un po' di studio sulle canzoni del Petrarca, ho passato a leggere i canti scelti dell'Ariosto. Attenzione, canti scelti dell'Ariosto, non tutto l'Orlando Furioso, ma soltanto queste antologie che praticamente erano usate, erano propinate soprattutto alle ragazze perché tagliavano fuori gli episodi più scabrosi. Continuo con la citazione, il di cui stile mi incanta davvero. Poi prenderò se le pare la Gerusalemme e dopo questa qualche altro autore antico che la vorrà indicarmi prima di venire ai moderni. Similmente, Lauretta Ligresci, in una poesia del 49, intitolata Girolamo Ardizzone, una poesia che lei dedica proprio a questo intellettuale che è anche il fondatore del Giornale di Sicilia, lei scriveva, parla della sua formazione, della sua educazione letteraria e dice: rammento i dì felici in cui vegliando al fioco lume di notturna lampa educava la mente a nobili opere e del cieco di Scio negli immortali canti e di Saffo nelle ardenti note io mi ispirava. La magnanimira dell'esul ghibellino, il casto amore del cantor di Valchiusa, il rio destino del misero Torquato e il tardo alloro che la sua coronò gelida fronte. Di Gaspara gli affanni e il disperato amor che innanzitempo a lei dischiuse l'avello, di Vittoria i nobil core, il casto da lei vedovo letto lungamente serbato, tutto allora mi destava nel cor sublimi sensi. Quindi questo praticamente è un excursus, lei fa una carrellata di quelli che sono i suoi autori di riferimento. Abbiamo i greci, quindi Omero e Saffo, abbiamo anche però Dante, Petrarca, Torquato Tasso e due donne, due petrarchiste, Gaspara Stampa e Vittoria Colonna, che vengono però ricordate solo nella misura in cui sono esempio di castità, di amore casto. I testi che vi propongo per quanto riguarda appunto dico, i testi che andiamo ad analizzare, parto da Giuseppina Turrisi Colonna, da questa canzone in endecasillabi e settenari. Naturalmente non è tutto, ho preso soltanto alcune strofe più significative che ritengo ne necessarie, insomma, farvi leggere. Questa canzone, dicevo, endecasillabi e settenari, schema abbastanza fedele al modello petrarchesco, è dedicata ad Aldruda, che è Aldruda, contessa di Bettinoro, cioè quindi un personaggio che sta in bilico tra storia e leggenda. La sua vicenda, la vicenda di Aldruda, risale al 1174 durante l'assedio di Ancona da parte di Barbarossa, di Federico Barbarossa. E Aldruda, appunto, siccome è rimasta vedova del marito, si mette alla guida di un esercito e va ad Ancona per aiutare gli anconetani a liberarsi dall'assedio e grazie al suo aiuto ottengono la vittoria, grazie al suo aiuto comunque ottengono la vittoria. Giuseppina Turrisi Colonna racconta proprio le fasi del coinvolgimento di Aldruda nella battaglia. Parto, ecco appunto. Leggiamo qui: infiammarsi le donne, miro quei padri e quei mariti, e in crude armi mutar le gonne. C'è questo mutamento, sempre lo vediamo adesso anche in altri testi, per esempio in uno di Lauretta Ligresci, c'è questo mutarsi delle donne. E usar più che essi tra i nemici il fuoco, lanciarvi teme ignude nell'ovra più rude, nei più forti cimenti agili e destre, farsi guerrier maestre, ivi pugnando ve men fido in loco, ogni cor si agghiaccia e altri cade, altri fere, altri minaccia. Quindi queste donne che, data l'eccezionalità del momento, dismettono i panni, insomma la loro tradizionale debolezza è addirittura si fanno ai guerrier maestre. E è interessante poi la strofa che segue, dove la voce narrante si rivolge direttamente ad Aldruda e poi Aldruda stessa a prendere la parola. Mentre per lor si suda e soccorsi al tuo dir chi non s'affida, o generosa Aldruda, e qui Aldruda stessa dice: né vaghezza d'onor, né sete d'oro, né talento omicida fra le schiere mi guida, che pur commossa, dolorosa in questi lunghi veli funesti, il mio diletto amor vedova ploro. Ma per sol natio fra voi gridasti, sarò prode anch'io. Quindi, perché Aldruda va a combattere?
attraverso questa negazione reiterata, lei dice che non lo fa né perché per la ricchezza, né perché ha desiderio di essere ricordata, quindi desiderio di onore militare, né perché ha voglia di uccidere e basta, ma perché ama la sua patria, quindi lo fa soltanto per amore del suolo natio, dice. E tra l'altro ci viene presentata nei lunghi veli funesti, quindi nell'abito vedovile, come a voler sottolineare appunto la sua integrità morale, quindi la sua, come dire, il, appunto la sua castità, ecco. Poi alla fine della canzone la stessa autrice a dire che vorrebbe ispirarsi, vorrebbe anche lei essere come Aldruda e ispirare o nei focosi accenti scaldar potessi di valor di sdegno le generose menti, quindi essere anche lei di ispirazione agli altri, agli uomini, affinché possano combattere anche loro per la patria. E similmente in un'altra canzone, che è questa qui, Alle donne siciliane, questa è senza anno, lei in realtà ne scrive diverse di canzoni, di versioni, no? Di questa canzone, Alle donne siciliane, ce n'è una per esempio del 43, questa che vi propongo io adesso è senza anno. Lei in questa canzone, sempre in decasillabi e settenari, sempre schema modello petrarchesco, quindi si mantiene entro gli argini, no? Entro i limiti del modello. Qui lei stila una sorta di vademecum per le donne siciliane, dicendo loro come devono comportarsi per poter essere madri di patrioti. E dice: lungi, lungi, o sorelle, dal miraglio, dall'opre neghittose, quindi state lontane dallo specchio e dalle, insomma, dai divertimenti, dall'ozio dei forti, degli egregi, saranno le glorie più felici e belle, se non turbano le spose, ma dividono con loro gli studi e l'alma. Quindi le donne devono avere il compito di sostenere gli uomini affinché le loro glorie siano più felici e più belle. E poi cita alcuni esempi da non seguire di donne che invece avevano sabotato i loro uomini, come per esempio la moglie di Andrea del Sarto oppure una delle amanti di Lord Byron. E poi dice: l'arroganza e il cipiglio sull'umil gente non vi piaccia, o care, e sia di onor la brama pudica e santa nel femmineo ciglio. Le virtù che fan care giungete alle virtù che illustri fanno, e la dottrina torni alla fanciulla, torni gioia alla madre e non affanno. Ecco, questo passaggio lo ritengo interessante perché dice: studiate, sì, quindi dovete essere dotte, ma non troppo, perché una donna dotta, troppo intelligente, non se la piglia nessuno, sostanzialmente dice questo. Quindi, e poi la madre ne soffre, perché non riesce a sposare la figlia. E allora, quel tanto che basta, quindi le virtù che illustri fanno e le virtù che fanno care devono essere contemperate. E poi naturalmente, meglio che per la fama, vegliate a studio dell'amata culla, i pargoli soavi, degni crescete degli onor degli avi, quindi dovete crescere dei figli degni dei loro predecessori, degni crescete i figli della patria, di voi, sicure madri, né dal latte venale bevano i miei tristissimi consigli. Questo era un luogo comune dell'epoca, cioè, siccome specialmente nelle famiglie più altolocate si usava dare figli a baliatico, quindi questi figli bevevano del latte. E si pensava che attraverso il latte materno si potessero trasmettere anche dei vizi. E quindi, se non si aveva una certa cura nello scegliere la balia, si rischiava di corrompere questi poveri innocenti in maniera irrimediabile. Quindi, allora, Giuseppina Turisi-Colonna dice: non dateli completamente alle balie, ma allattateli voi. Di forti, di leggiadri esempi, provvedete agli innocenti, le ore tolte a comporre gli atti e le chiome, ponete a coltivarle caremente. Quindi, di nuovo, insiste sul non state lì a farvi belle, ma pensate piuttosto ad educare i vostri figli. E faccio un salto, vado all'ultima parte.
all'ultima strofa dove lei scrive: «Devi suada il vero che al profetico labbra amor ispira, di speme di coraggio ebbre correte il nobile sentiero e nell'amor nell'ira dimostrate il valor che più non dorme, né trastullo né servo il nostro sesso col forte salga a dignità conforme». Veder detosto il raggio di sì bel giorno de mi sia concesso, ai disproni il mio verso a rivestare la patria e l'universo. Quindi anche qui lei vuole che la sua poesia faccia da sprone alle altre donne, quindi funga da esempio in qualche modo. È interessante quel verso: né trastullo né servo il nostro sesso col forte salga a dignità conforme. Alcuni ci hanno voluto vedere, no, un grido femminista quasi, in realtà no, ecco, sebbene queste donne, queste autrici avessero coscienza della necessità anche per loro di partecipare alla storia, cioè di diventare protagoniste, e in realtà manca ancora l'elaborazione politica, cioè non c'è in loro rivendicazione strutturata di, per esempio, maggiori diritti o maggiore rappresentanza politica. C'è però la coscienza di voler partecipare a qualcosa, alla storia, a quello che sta avvenendo, e accettano di farlo pur dentro i limiti dei ruoli di genere che vengono proposti loro, che sono quelli di cui vi ho parlato in una delle slide precedenti. Accettano di farlo perché comunque è un modo per essere protagoniste. Quindi questo è importante. La stessa Giuseppina Turisi Colonna, che muore circa un mese dopo lo scoppio dei moti del 1848 a Palermo, il 12 gennaio 1848, abbiamo i moti antiborbonici, da cui poi seguiranno poi le cinque giornate di Milano, quindi avrà inizio la stagione risorgimentale propriamente detta. Giuseppina Turisi Colonna vede pochissimo di questo perché muore di parto a febbraio del 48, e alla sua morte Lauretta Ligresci scrive un'ode canzonetta in morte di Giuseppina Turisi Colonna, ode canzonetta che è il metro manzoniano, quello del 5 maggio, del coro di Ermengarda, quello della Pentecoste, no? Ed è la stessa Giuseppina Turisi Colonna, ormai assunta in cielo, a essere citata come modello, come esempio di virtù patriottica femminile. Vi cito soltanto le strofe iniziali, giusto per farvi vedere anche un po' lo stile di Lauretta Ligresci e la differenza invece con l'altro Carme, sempre suo, sempre della Ligresci. «E tu, onor dei siculi, eri d'orgoglio e vanto, tu che costretta a gemere della trinacria al pianto, di generose lacrime spargesti il patrio suol. Ai, tu sublime artefice dell'Itale melodi, sparisti quando i secoli a noi tornar dei prodi, quando al cader del despota cambiossi in gioia il duol. Al gentil sesso italico qual gemmo Dio si svelse, chi rifarà la perdita di sue virtù di eccelse, chi delle donne sicule simile a lor corrà». In realtà lei, diciamo, sottintende, vorrebbe essere lei, si autopropone, si candida come erede della Turisi Colonna. In realtà anche Lauretta Ligresci morirà nel 49, quindi poco più di un anno dopo rispetto a Giuseppina Turisi Colonna. È interessante notare come ai tu sublime artefici dell'Itale melodi, o ancora al gentil sesso italico, quindi c'è già il cominciare a percepirsi come una comunità che va al di là dei confini isolani. Una comunità di donne, e spesso infatti ricorre anche il termine sorelle. E Lauretta Ligresci scrive anche un altro, in realtà di lei ci resta pochissimo, non pubblicò mai una raccolta perché muore a 15 anni, quindi non ebbe proprio il tempo di pubblicare una raccolta. I suoi componimenti sono sparsi tra giornali, strenne, e raccolte di altri, cioè quindi pubblicate a nome d'altri. Però scrive, diciamo, il Carme patriottico propriamente detto di Lauretta Ligresci, c'è questo qui, Messina, scritto tra il 48 e il 49, per ricordare e celebrare in qualche modo la resistenza della città di Messina contro le truppe borboniche che si accaniscono particolarmente su Messina per tentare la riconquista
di tutta la Sicilia, e proprio da lì inizia, cioè da quando Messina cade sotto i bombardamenti borbonici nel 7 settembre del 1848, poi da lì inizia la riconquista della Sicilia, che si compirà poi nel maggio del 49, quindi quando finisce questa prima fase del Risorgimento. Messina è completamente diverso sia dal punto di vista metrico che stilistico che lessicale rispetto a In morte di Giuseppina Turrisi Colonna. È più classicista, è ricco di citazioni anche letterali dagli autori che Lauretta di Greci prende come riferimento. È un componimento di molto lungo di endecasillabi sciolti. È in questo simile alle traduzioni montiane, per esempio dei classici greci, quindi ad esempio la traduzione montiana dell'Iliade, della quale ricorrono anche alcune espressioni idiomatiche. Il tono è molto sostenuto, è aulico, ci sono delle immagini che richiamano a un immaginario classico, anche per esempio nella strofa iniziale, come al soffio di vulcanica fiamma arse distrutte, crollan le celse torri, al par di tuono dell'ignivome bocche rombo assorda, l'ignivome bocche sono i cannoni, archi, palagi, vasti templi a terra cadono infranti, quindi c'è questo immaginario, no, da città greca quasi, in vorticosi globi si erge tosto la fiamma, ad una fosca nube ricopre il ciel. Ci sono anche tante citazioni da Byron, per esempio. Nella strofa che segue, ferve il conflitto, già l'oste formidabile s'avanza, come torma di lupi furibonda, famelica di sangue, c'è un'insistenza anche sui particolari più cruenti, o qual spietato alternar di percosse, o qual furente d'armi scontrarsi, sanguinoso, orrenda, sovra le penne d'un sulfureo nembo, già si libra la strage, quindi c'è anche questo ricorso a un lessico magniloquente. Perché lo fanno? Quasi sicuramente per dare autorevolezza alla loro poesia, per essere prese sul serio, per dire: guarda, anche noi leggiamo, anche noi sappiamo fare uso di quello che abbiamo letto. Quindi ci sappiamo servire degli autori classici. Sembra che sia appunto questa la loro intenzione. Anche in un componimento così diverso, quindi non esplicitamente dedicato ad una donna, come poteva essere In morte di Giuseppina Turrisi Colonna, Lauretta Ligreci ci tiene a dire che spettatore inerte non fu di tanto orror l'amabil sesso, quindi che le donne ebbero anche in tanto orrore la loro parte. No, non fuggirla al mezzanclè, dai tetti dei patri tetti uscire, e prodirò l'ardir destando nel fatal periglio. Quindi anche loro, anche a Messina, le donne messinesi incoraggiano, spronano gli eroi a combattere. E tu, giovine invitta, in sugli spalti della tua patria di morir bramosa. Chi è questa giovine invitta? È Rosa Donato, una popolana realmente esistita. Una popolana che durante l'assedio di Messina riesce a impadronirsi di un cannone dell'artiglieria borbonica e lo usa contro di loro, quindi riesce ad utilizzare, a dar fuoco alle polveri, ad utilizzare questo cannone per uccidere dei soldati borbonici. Solo che c'è un errore nel testo. Lauretta Ligreci qui celebra Rosa Donato come se fosse morta, perché infatti scrive: poiché cadere non volesti, armando tosto di ferro la tua fragile destra, quindi anche in questo caso c'è la trasformazione, la destra fragile che però diventa, che si arma, intrepida correvi ove più densa fervea la pugna, o quando in sugli avanzi ancor fumanti della patria, indarno date difesa, le nemiche schiere ferocemente si slanciar, l'estrema volta appressando l'accesa miccia, le ceneri tue. Ecco qui, nella parte finale.
nella parte finale dice: splende il tuo nome in fra le nebbie del passato e duri perennemente la tua gloria, eterno rimproverai tiranni. Ne parla come se fosse morta, in realtà non è morta, è rimasta in vita ed è fuggita a Palermo, quindi commette questo errore. Un altro personaggio protagonista è proposto come esempio patriottismo è Carlotta Corday, Charlotte Corday, la tirannicida, no? della Rivoluzione francese, l'assassina di Marat, che è protagonista di un componimento in terza rima di Rosina Muzio Salvo. Rosina Muzio Salvo ha una educazione differente rispetto a quella delle altre autrici delle quali vi sto parlando, perché la Muzio Salvo è autodidatta dal punto di vista della letteratura. Lei le venne affiancata un'istitutrice, perché era di buona famiglia, era nobile anche lei, che però le insegnò l'inglese e il francese, ma non il latino, il greco, la versificazione italiana. Quindi tutte cose che lei apprende dopo il matrimonio, studiando appunto da autodidatta nella biblioteca del marito. E nel 1841, quindi proprio agli inizi della sua carriera, perché lei inizia a scrivere nel 39 all'incirca, dedica un componimento a Charlotte Corday. E da questo componimento emerge, sì, c'è sempre l'uso di un lessico aulico, è tutto cadenzato, quindi è tutto molto sostenuto, il tono è molto sostenuto, solo che però emerge qualche piccola imprecisione stilistica. Charlotte Corday viene ritratta da Rosina Muzio Salvo proprio mentre sta salendo, si sta avvicinando al patibolo, praticamente in questo braccio e più nel corsecura vibrai l'acciaro e l'alma dispietata piombò d'abisso nella bolgia impura. La prima terzina nella prima terzina viene raccontato l'omicidio di Marat e poi da lì in avanti il suo sdegno nei confronti di quel popolo che la sta portando al patibolo, quel popolo che lei voleva liberare ma che la sta ricambiando in questo modo. Infatti: ai cieca plebe, arreo servir dannata, tu d'un palco ricambi il santo zelo che sanguinar non fe la piaggia amata. C'è da dire che il fatto di andare a prendere un'eroina della Rivoluzione francese, quindi andare a cercare fuori proprio dai confini della penisola italiana un modello a cui ispirarsi, era dovuto anche al fatto che si cercava tutti i modi di sfuggire alla censura borbonica. Quindi dietro Charlotte Corday lei naturalmente vuole, e dietro le vicende della Rivoluzione francese, lei vuole nascondere la situazione della Sicilia borbonica. E Charlotte Corday, che pure più avanti viene detta virago, viene chiamata virago, quindi proprio con questo termine si vuole sottolineare quasi l'eccezionalità di questa figura, cioè il suo trascendere proprio dai limiti del suo genere e del suo sesso. Però forse per renderlo un po' più accettabile al pubblico, specialmente al pubblico femminile, ecco che viene connotato con tutta una serie di caratteristiche che sono quelle tipiche del genere femminile. Come per esempio il pallore del volto: si disse di pallor fattosi velo, offrì le molli braccia, ecco un'altra caratteristica, alle ritorte, poi disdegnosa erse le luci al cielo. Cioè si contemperano la delicatezza propria, che si voleva propria, del sesso femminile, si contemperano con un aspetto, un ciclio imperturbato e forte, un coraggio che appunto è un coraggio che la fa andare incontro alla morte senza paura, con lo sguardo infiammato, fiamma è lo sguardo, ma serena splendida il cor, la calma nell'etereo viso. Quindi si cerca di bilanciare i due aspetti. L'ultimo testo che vi propongo, avviandoci anche
alla conclusione è questo qui di Concettina Ramondetta Fileti, Le nozze, è un testo del 1850, quindi già sono ritornati i Borbone in Sicilia, i moti, la stagione, no? 48-49 si è conclusa, e per il momento sono tornati i Borbone. In questo caso, ecco, a differenza degli altri componimenti, qui viene presentato un esempio da non seguire. Quindi una donna che non rende onore al suo sesso. Chi è? Allora, intanto diciamo che questo componimento è una romanza, quindi è proprio Concettina Ramondetta Fileti sceglie il metro romantico per eccellenza. È simile tantissimo sia dal punto di vista metrico che dal punto di vista tematico a un componimento di Giovanni Berchet che si intitola Il rimorso, dove si parla di una donna milanese che ha sposato un soldato austriaco e che quindi adesso viene guardata malissimo da tutti gli altri, insomma in società non riesce più ad alzare gli occhi da terra perché ha tradito i suoi fratelli, ha tradito la sua patria, sposando l'oppressore. Allo stesso modo è la protagonista del componimento di Concettina Ramondetta Fileti, quindi delle nozze, ha fatto la stessa cosa, è una siciliana che ha sposato un soldato borbonico. E qui l'autrice, che però intende dare voce a un coro, cioè a una comunità, quasi a tutta la comunità siciliana, le rivolge parole terribili, parole di sdegno e di condanna, proprio di dannazione quasi. Leggo, cessi il canto, l'obbrobrio, lo sdegno accompagni la sposa reietta, quindi proprio lei si è chiamata fuori, sposandosi si è tagliata fuori dalla comunità, giuro fede allo sgherro, all'indegno della patria crudele oppressore, cessi il canto di giusta vendetta, faccia voti per esso ogni cor, quindi giusta vendetta, giuro fede, ma porta scolpita del rimorso l'impronta sul viso. E poi ancora più avanti, all'inizio, guardate l'inizio della strofa successiva, di nuovo, giurò fede, vilmente sicura, rinnegò la sua patria, i fratelli, e rinnegò la comune sventura. C'è un larghissimo uso dell'anafora, ma con parole specifiche, giurò. Tre volte ricorre il termine giurare. Il giuramento è un atto fondativo, nel corso della retorica risorgimentale il giuramento è un atto fondativo della comunità, si giura, pensiamo per esempio a marzo 1821 di Manzoni, dove fanno no, i protagonisti, le truppe fanno un giuramento, di solito si giura sulla bandiera. E si giura di essere uniti. Essere uniti è combattere per la patria. Invece lei in questo caso ha spergiurato, quindi il suo è uno spergiuro. Lei ha giurato fede, ma alla parte sbagliata. E rinnegò la sua patria e i fratelli, rinnegò la comune sventura. Quindi doppiamente le si fa pesare il fatto di avere rinnegato chi in quel momento stava morendo. Stava morendo per liberare la Sicilia dai Borbone. Lei a un certo punto, la protagonista delle nozze, cerca quasi di giustificarsi debolmente dicendo «No, l'amante a chi Dio m'ha sortita non mi rende colpevole cotanto, se gli veste l'assisa aburrita può dei sensi nutrir di virtù e non gode dei siculi al pianto, forse geme alla loro servitù». Lei cerca di darsi questa scusa, dice «Non significa che perché ha la divisa borbonica, non significa che è cattivo, magari non gode a sapere che i siciliani sono oppressi», ma in realtà, ecco appunto la strofa successiva, tal si scusa, si volge allo sposo, ma a repente ritorce la faccia, che sul petto allo sgherro allesoso vede il bianco e l'azzurro spiccar. Allora questa tremenda minaccia ad ogni labbro già parli ascoltare. Lei girando si vede che è appuntata sulla divisa del marito, c'è cioè appunto il simbolo, no, dell'esercito borbonico, e quindi le sembra di sentire già la condanna unanime da parte di tutta la comunità.
che è appunto questa, di Messina e Catania lo scempio o spietata, cioè quindi o priva di pietas, ricorda tal segno, di tal segno freddava silenzio della strage che fece in Mercè, no? Il mire non arde di sdegno, di Sicilia no figlio non è, cioè quindi proprio non sei più, non fai più parte di questa comunità. Ma qual è tra l'altro la sua, perché tanta veemenza contro di lei? Perché non tanto per il matrimonio, quanto per quello che il matrimonio significa. Perché il matrimonio serve a generare dei figli e lei, i suoi figli, saranno degli oppressori. Infatti lo dice chiaramente nella strofa, ne salto una. Segui l'empio dei siculi oppressi, la vendetta ti colga e l'affanno, nell'ebbrezza dei trepidi amplessi, il rimorso ti gridi così, i tuoi figli oppressori saranno di quel sol che ti accolse e nutrì. Cioè, quindi lei ha tradito il sangue, ha tradito il sangue, il suo stesso sangue, e ha messo al mondo degli oppressori, dei potenziali oppressori. Quindi in questo senso anche la strofa che ho saltato parlava proprio, insisteva, sull'unione, sull'amplesso tra questa donna e il soldato che lei ha sposato, che quindi non diventa più un atto generativo, ma diventa soltanto un atto di lussuria fine a se stesso. E poi conclude, la conclusione è bellissima, vale la pena leggerla: l'almo nome di sicula figlia sul tuo volto l'infamia cancelli, o non sia nell'umana famiglia che al tuo fallo non frema di orror, empia va, rinnegasti i fratelli, rinnegasti la patria, l'onor. Quindi l'onore della nazione si è perso con lei. Che succede dopo l'unità d'Italia? Dopo l'unità d'Italia c'è un richiamo, una sorta di ritorno all'ordine. È arrivato infatti il momento di fare gli italiani e di fare le italiane, quindi le donne devono contribuire anche loro alla nuova pedagogia nazionale, lo accennavo all'inizio del mio intervento. Quindi i versi civili vengono sostituiti da una pubblicistica di altro tipo, una pubblicistica moraleggiante che viene diffusa soprattutto attraverso i periodici femminili e le strenne. Le autrici che vi ho citato, a parte Giuseppina Turisigone e Lauretta Ligreci, che muoiono nelle prime fasi, nei primi anni in cui si è avviato il processo risorgimentale, ma sia Concettina Ramondetta Fileti che Rosina Muzio Salvo vivranno questo passaggio e cambieranno la loro produzione. Concettina Ramondetta Fileti inizierà a scrivere, non scriverà più versi civili, ma scriverà poesie dedicate appunto ai suoi figli, alla necessità di educare i figli, soprattutto i figli maschi, al patriottismo. È interessante perché a volte quasi involontariamente emerge dai suoi scritti la difficoltà di performare appieno questo ruolo che le era stato dato, cioè la difficoltà di essere una madre perfetta, una madre che è capace di educare i figli, poi come aveva fatto la Cairoli, no? Ad andare a combattere, ad amare la patria, perché dopo tutto lei vorrebbe anche dedicarsi un po' alla letteratura, tornare a dedicarsi alla letteratura e basta. Rosina Muzio Salvo invece continuerà a pubblicare soprattutto romanzi, novelle o scritti morali, tra cui questo qui, di cui vi cito una parte, sono le lettere a Faustina sull'educazione, un trattatello pedagogico sotto forma epistolare pubblicato tra il 62 e il 63 su una rivista che si intitolava La donna e la famiglia, quindi il titolo era già programmatico, e in una di queste lettere lei descrive la sua donna ideale, l'italiana, no? Ideale. E chiudo il mio intervento proprio con le sue parole, con le parole di Rosina Muzio Salvo, in modo tale che poi, insomma, se ci sono delle domande possiamo discutere insieme. Cito: la donna non la vorrei io, né pari alla femminuccia che fila, né pari alle dottoresse che, datesi anima e corpo ai libri, lasciano che il marito, i figli, la casa corrano a precipizio. Sia essa operosa, intelligente massaia, e per la prima dia ai domestici il bell'esempio dell'ordine e della pulitezza, del lavoro e dell'integerrimo costume. Apprezzi il tempo, non lo sprechi, non le sembri mai troppo lungo, ami le arti, le lettere e se ne adorni.
Migliori sempre e perfezioni le intellettuali potenze, rafforzi l'animo con la filosofia, legga libri di fragrante profumo, rigetti i sozzi, si elevi all'altezza dell'atteggiamento di Cristo e della Chiesa, né si vergogni di rendere pubblico culto al Creatore. Delle sue virtù non invanisca, né del sapere, simpatica a tutti è la donna che vela di santa modestia, la leggiadria del coltivato ingegno e le doti del cuore, stucchevole e noiosa la letterata. Vi ringrazio per l'attenzione e insomma adesso se ci sono domande poi parliamo, insomma, parliamo un po'. Grazie mille Marta, senti, dopo appena 5 o 6 minuti che avevi iniziato a parlare ha subito alzato la manina Furio Detti che voleva dire qualcosa, quindi ora se vuole accendere il microfono e farti la domanda, l'osservazione. Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Sì. Bene, sì. Dunque grazie. Dunque la prima osservazione, la prima domanda era nata dall'osservazione per cui questi, se non ho capito male, questi suggerimenti, questi incitamenti e questo diciamo modello di virtù femminile era rivolto per lo più alle donne che avevano avuto un'istruzione, quindi le figlie della borghesia medio-alta, più che alle popolane. Ecco, ci tenevo a far notare, semmai, un possibile filone alternativo, perché la mia impressione è che al contrario, nel forgiare la, appunto dal punto di vista biologico, la nazione, quindi con attenzione alla stirpe, al sangue, alla discendenza, a tutti quelli che poi diventeranno i valori fondanti delle nazioni, del resto care diciamo al risorgimento e al romanticismo che insomma l'ha un po' generato, e si guardava molto in realtà alle classi non letterate e alle donne come esempio, tanto più che il loro esempio era quotidiano e nascosto e quindi non poteva esprimersi in registri letterari. Tra l'altro volevo proporre ora in chat, mi permetto di includere una piccola notizia, perché, e qui vengo alla seconda domanda, se è stata esplorata la trattatistica diciamo religiosa moralistica e i contatti di queste autrici con questa trattatistica. Lo dico perché c'erano delle figure esemplari che in quegli anni uscivano fuori, come per esempio Santa Giovanna d'Arco come modello di virtù femminile in ambito religioso, tanto più che inizia in quegli anni il processo appunto prima che di canonizzazione di beatificazione, e viene edificata venerabile se non sbaglio dal Leone XIII, infatti segnalavo una notizia, la metterò poi in chat, e potrebbe essere interessante il filone appunto pietistico religioso e la formazione per le giovani fanciulle, specialmente quelle letterate. Volevo sapere se le autrici avevano letto qualcosa e se avevano cognizione magari anche dell'opera di Goethe e il fatto che per il giovane Werther la prima vittima è una ragazza che si uccide per amore, quindi questo poteva essere un esempio interessante. Grazie, sono molte cose ma sono quelle che insomma per sintesi raccolgo qua. Grazie mille, complimenti, è uno splendido intervento tra l'altro. Grazie a lei. Allora sì, parto dall'ultima domanda. In altri testi viene citata Giovanna d'Arco tra le eroine da prendere come esempio, soprattutto Giuseppina Turrisi Colonna che la cita. Poi tutte e tre hanno, tutte e quattro le autrici che ho citato hanno un'educazione simile, sì, però che differisce per alcuni aspetti. Ho parlato per esempio di Rosina Muzio Salvo, che di fatto è un'autodidatta. E quindi sì, conoscevano alcune di loro, per esempio quella che ha l'istruzione più completa, più canonica, è Giuseppina Turrisi Colonna. Quindi lei cita appunto Giovanna d'Arco, lei ha cognizione di anche una trattatistica religiosa. Per esempio c'è un altro testo che per forza di cose, insomma, per questioni di brevità non ho potuto inserire, non ho inserito, che è a Giuditta, dove appunto l'esempio, la donna posta a modello è Giuditta, quindi l'eroina biblica, che peraltro a Palermo aveva un trattato del 600 in cui Giuditta viene paragonata a Santa Rosalia, o meglio Santa Rosalia viene paragonata a Giuditta, perché così come Giuditta ha tagliato la testa ad Oloferne, Santa Rosalia ha tagliato la testa alla peste, quindi entrambi creature del diavolo. Quindi per una palermitana il fatto di citare Giuditta si portava appresso tutta questa tradizione. Goethe lo avevano letto, sì, e quello soprattutto Rosina Muzio Salvo, ma l'influenza del giovane Werther emerge nei romanzi. Il primo romanzo di Rosina Muzio Salvo è un romanzo epistolare,
di un amore travagliato tra una siciliana e un patriota polacco. Che la lascia perché deve andare a combattere, quindi in questo caso è lei quella che poi finirà per impazzire. Quindi sì, c'è contezza anche di questa parte della letteratura. Per quanto riguarda le donne del popolo, allora, i testi venivano scritti rivolgendosi ad un pubblico, cioè loro hanno chiaro a quale pubblico si stanno rivolgendo, è il pubblico che le può leggere. Quindi questi testi vengono pubblicati sulle riviste femminili, vengono pubblicati non soltanto all'inizio, non soltanto sulle riviste femminili, ma anche sui periodici più politicamente orientati. E quindi naturalmente di idee liberali, idee risorgimentali, eccetera, eccetera. Però parlano delle donne del popolo e lo fa soprattutto Rosina Muzio Salvo, perché Rosina Muzio Salvo sarà anche una pedagogista. Quindi lei avrà molto a cuore la situazione, l'educazione delle donne, soprattutto delle donne più povere, perché appunto sono quelle che sono più a rischio anche, perché la povertà può portarle a, per esempio, prostituirsi. E quindi sono quelle che vanno salvaguardate un po' di più. E vanno istruite anche, istruite però non dandogli da leggere tutto quanto, ma qualcosa, insomma, che ne possa forgiare meglio la moralità, insomma, irrobustire la moralità. Quindi sì, sicuramente lo fanno, sono altri aspetti della loro produzione. Sono donne che scrivono tanto e che lavorano tanto. Spero di aver risposto a entrambe le domande. Grazie, grazie mille. Prego. Io non so se c'è qualcuno di voi che appunto insegna alle medie, quindi secondaria inferiore. Ah, ecco, perfetto. Perché io proprio in questi giorni ho una terza anche, tra le altre. Sto spiegando il risorgimento, quindi gli propinerò qualcosa. Farò fare un percorso alternativo anche per quanto riguarda, no, la partecipazione femminile al risorgimento. Che penso, insomma, penso sia interessante, possa essere interessante. Perdoni, buon pomeriggio. Grazie e grazie anche alla dottoressa che ci tutela e ci protegge. Una domanda. Queste donne o altre donne furono anche attive in qualche modo o lavorarono soprattutto con la poesia? Cioè, pensavo anche alle figure delle giardiniere, no? In Nord Italia, che comunque agirono o tentarono di agire nel loro piccolo. Ci fu anche questo movimento. E un'altra domanda, ormai che ci sono stresso. Se non fossero state donne, la loro poesia sarebbe rimasta oppure questo tipo di poesia scompare lentamente perché non ha un seguito? Grazie e scusi, grazie davvero per tutto. Prego, grazie a lei. Allora, interessante la seconda domanda, però ci arrivo dopo. Allora, chiedeva se queste donne furono anche attive, nel senso proprio del termine. Sì. Allora, però soltanto Rosina Muzio Salvo e Concettina Ramondetta Fileti. Turrisi, Colonna e Ligresci no, è soltanto una partecipazione così, che viene mediata dalla letteratura. Invece Rosina Muzio Salvo e Concettina Ramondetta Fileti, diciamo, sono quelle che si sporcano le mani di più, perché Rosina Muzio Salvo entra a far parte di circoli politici, militanti a Palermo. E quindi a un certo punto, specialmente quando ritornano i Borbone e arriva la censura, loro facevano queste riunioni frequentando questi salotti dove si ritrovavano con anche personaggi, ecco, sovversivi. A un certo punto ci fu la necessità, ci fu una retata e pare che lei, almeno racconta, così racconta suo fratello,
pare che lei abbia nascosto e poi distrutto dei documenti compromettenti. Poi durante la rivoluzione, durante i mesi della rivoluzione, quindi tra 48 e 49, lei addirittura aveva anche scritto, parlo sempre di Muzio Salvo, un articolo contro il ministro della guerra, contro Giuseppe La Farina. Un articolo in cui diceva che di fatto La Farina era un incompetente perché stava, poi di fatto La Farina è quello che gestisce il passaggio, la resa ai Borbone, quindi e lei lo accusava di essere un incompetente, di non essere in grado di tutelare gli interessi della rivoluzione, e lì si prende tutta una serie di improperi, perché appunto tu sei una donna, cosa vuoi capirne, ci sono dei botte e risposta attraverso altri giornali. Concettina Ramondetta Fileti invece pare, cioè ci racconta un suo biografo citando un diario che però non è stato rinvenuto, quindi non sappiamo se questo diario sia realmente esistito o no. Questo biografo racconta che appunto in questo diario Concettina Ramondetta Fileti avrebbe scritto che a 16 anni era andata a combattere, cioè era andata a combattere con i rivoluzionari, cioè si era presentata all'esercito anti-borbonico, no? Dicendo che voleva dare il suo contributo, e però era andata lì recitando una poesia, quindi sempre lì, dicendo io vengo qui a infiammare gli animi con i miei versi, quindi recitando le poesie, perché vuole dare un suo contributo alla patria. Ed è interessante perché pare che in quel diario lei avesse scritto quando sono scappata di casa, perché scappa di casa, pensai a mia madre, e però poi mi risposi, ma anche la patria è mia madre. E quindi questo le fa passare ogni paura. Non sappiamo se questo sia in realtà o leggenda. La seconda domanda invece, un attimo di vuoto, mi può... No, sarebbero rimaste le loro poesie? Ah, sarebbe, cioè... Ecco, sì, esatto. Sarebbero rimaste, allora perché dico molto interessante, perché secondo me sarebbero rimaste, così come è rimasta tanta poesia minore scritta in quegli anni. I garibaldini scrivono poesie, c'è tanta pubblicistica, tanti testi scritti proprio per ricordare la singola battaglia, testi che magari appunto se li giudichiamo con l'occhio, insomma cercando il valore letterario, tra virgolette, diciamo vabbè, non è Manzoni, non è Verschè. Quindi sarebbe rimasta, come è rimasta, ripeto, tanta poesia scritta dagli uomini. Il problema qual è? Che la loro è stata sepolta, cioè forse a loro si è perdonato meno. Credo che agli uomini che hanno scritto testi mediocri tutto sia stato perdonato, a loro no. Quindi ci si è voluto appuntare al fatto che i loro testi fossero letterariamente mediocri. È una mano alzata di nuovo Furio Detti che interviene. Prego, prego. Furio. Grazie, sì, se posso approfitto. Ma e quindi in pratica la fortuna letteraria di queste donne non c'è stata, sono rimaste nell'ambito della, diciamo, della pubblicistica minore, o ci sono degli autori, dei critici che hanno recuperato almeno qualcuna di loro? Grazie. In che periodo? Nel senso, loro nel Novecento magari, pensavo appunto dopo De Santis e poi più avanti con Croce, ecco, magari. Qualcosina Benedetto Croce, ma molto così, en passant. E a livello di... vengono citate per esempio in un'antologia del 1951,
così però elencate e tra l'altro di loro viene detto che furono accomunate dal fatto di essere morte giovani, quindi non ebbero altro merito, secondo chi ha stirato, chi le ha messe insieme, che quello di morire giovani, proprio usano questo criterio, lo dichiarano. Mettiamo tutte qui perché sono morte giovani. Quindi a livello ufficiale. Poi soprattutto negli ultimi anni ci sono tanti studiosi e soprattutto tante studiose che se ne stanno occupando e stanno riscoprendo queste autrici che sono tantissime nelle diverse parti d'Italia. Appunto io mi sono occupata delle siciliane, ma soltanto di quattro, perché poi ce ne sono tante altre autrici che per forza di cose ho dovuto lasciare da parte. Ma c'è chi si sta occupando, per esempio, delle romane, chi delle napoletane. C'è tanto interesse attorno a questi testi, anche perché spesso si tratta di testi che uno deve andare a recuperare negli archivi privati o nelle biblioteche o in dei faldoni che stanno là chiusi. C'è qualcun altro che ha alzato la mano? Sì, c'è Andrea Zuccaro e poi Valentina Riga. Quindi Andrea, se vuole parlare. Sì. Buonasera, complimenti per la lezione, molto interessante. E volevo fare due domande. Vabbè, innanzitutto, se dopo l'Unità d'Italia cambia qualcosa, cioè nel senso, una volta raggiunta l'unità e conquistata appunto questa, se dal punto di vista poetico, letterario, insomma, cosa cambia, se le istanze che vengono celebrate dalle donne, dalle poetesse, dalle letterate cambiano, cioè quando comincia, diciamo, il desiderio di raggiungere una parità, uno spazio politico e civile. E poi un consiglio, insomma, di lettura, se esiste una raccolta che si può acquistare, un'edizione, insomma, fruibile, questo, insomma, volevo sapere queste due domande, queste due curiosità. Allora, posso rispondere direttamente? Perché vedo che c'è anche un'altra mano alzata. No, io direi che Marta rispondi volta per volta. Posso rispondere da te? Allora, quindi quando cambia, dopo l'unità, come dicevo prima, non si scrivono, le donne non scrivono tanto più versi civili, ma assumono su di loro questo nuovo compito, che è quello delle madri della nazione, quindi quello di educare, ormai loro devono educare sulla base dell'esempio. Di chi è venuto prima, quindi raccontare, tramandare la storia del Risorgimento in modo tale da educare i nuovi patrioti, i patrioti di domani, che è poi quell'operazione che ci racconta anche De Amicis in Cuore, quello si fa. Per le donne valeva molto di più, perché le donne erano madri, quindi loro erano chiamate a educare i loro figli proprio di sangue e i figli della famiglia allargata che era la comunità nazionale. Poi se invece parliamo di scrittura di tipo politico, nel senso quando iniziano proprio a rivendicare, quello dobbiamo aspettare il 68, 1868, con i movimenti emancipazionisti italiani, quindi Anna Maria Mozzoni e le altre, insomma, attorno a lei, che si riuniscono intorno a lei, perché in queste autrici che ho affrontato, delle quali ho parlato io, c'è, ripeto, sicuramente la coscienza che qualcosa sta cambiando, che qualcosa deve cambiare, che non è giusto che le donne siano tagliate fuori soltanto per un pregiudizio che le vuole deboli, che le vuole stupide, che le vuole frivole o incapaci di applicarsi seriamente allo studio. Però, come abbiamo visto, c'è anche questa paura di diventare troppo.
troppo intellettuali, troppo che fanno paura, ecco, c'è il timore di fare paura, quindi di competere, loro non vogliono gareggiare con gli uomini di fatto. Però appunto non arrivano ad elaborare un progetto politico. Anche quando scrivono delle riviste, per esempio scriveranno relativamente all'ambito siciliano, nel 1848-1849 vengono fuori due riviste, che una è la Legione delle Pie Sorelle, l'altra la Tribuna delle Donne. Nella Tribuna delle Donne c'è una rivendicazione un po' più militante, però tutto nasce e muore lì. Poi, insomma, dal 1868 in poi, però nel nord Italia, soprattutto, e anche là con simpatie e antipatie, perché pure i movimenti emancipazionisti non verranno visti di buon occhio dalle donne stesse, sempre per quel timore di essere troppo aggressive, di essere viste come nemiche da parte degli uomini. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, se c'è una antologia, aspettiamo, se pubblicherò la tesi probabilmente ci sarà, quindi bisogna aspettare quello, un po' di pazienza, però non è detto che venga pubblicata. No, perché al momento no, sono tutti testi sparsi. Ci sono però, si trovano su Google Books, per esempio, alcune raccolte di Giuseppina Turrisi Colonna, poi nelle biblioteche sparse in giro, per esempio qui a Palermo, si trovano le raccolte di Rosina Muzio Salvo, di Concettina Ramondetta Fileti, però ci sono dentro tutti i versi, quindi non soltanto i versi civili. Quello che ho fatto io nella tesi invece è una selezione soltanto dei versi civili. C'è Valentina Riga, se vuole aprire il microfono e parlare. Sì, buonasera, volevo sapere, ora in parte un po' seguendo le risposte che le ha dato, ci sono comunque, la mia curiosità era questa, se visto che ci sono degli studi che adesso sono in corso, no, anche in altre parti d'Italia, se c'erano dei motivi ricorrenti in queste donne, diciamo, scrittrici, e forse non mi è chiaro, no, forse non ho capito bene proprio il perché loro poi a un certo punto, lei ha parlato delle siciliane, vengano proprio dimenticate, no? Cioè questa, se venivano considerate solo scrittrici e quindi non essendo brave tra virgolette venissero insomma messe da parte nell'oblio fino ad oggi, che insomma diciamo forse c'è questo studio di attenzione verso le donne, oppure se c'erano altri motivi, cioè gli argomenti che loro trattavano dagli uomini o comunque dagli intellettuali del tempo non fossero ritenuti insomma interessanti. Quindi diciamo sono due domande, se c'è un filone che accomuna queste donne, pur essendo sparse nell'Italia che insomma ancora si stava formando, adesso con gli studi diciamo che sono emersi in epoca recente, come lei ha detto, questa attenzione insomma per la letteratura femminile, perché erano state messe, diciamo, sono cadute proprio nell'oblio, se erano i temi che trattavano oppure il fatto di scrivere in modo non forbito, magari come ci si aspettava. Spero di essermi spiegata. Grazie, sì, comunque, certo. Mi è piaciuta molto. La lezione. Grazie. Allora sì, c'è un filone comune. Loro tra l'altro si scrivevano tra di loro, quindi si conoscevano. Quando prima citavo quel verso di Lauretta Ligreci, quando lei dice il gentil sesso italico, inizia ad esserci già nel 48-49 questa coscienza di una comunità femminile italiana. E questa coscienza diventa via via più forte quando nascono le prime riviste femminili, che vengono stampate soprattutto, per esempio, le prime a Genova, e raccolgono i contributi di autrici di tutta la penisola. Quindi queste donne sentono l'appartenenza ad una stessa comunità
comunità di donne e comunità intellettuale femminile, ecco. E loro si scrivono delle lettere, si incoraggiano, e, è molto bello il rapporto di sostegno reciproco che c'è tra loro. E i temi comuni, sì, sicuramente c'è un l'obiettivo è quello, l'obiettivo è quello di esortare gli uomini a combattere, quindi ripescare dalla tradizione, dalla mitologia, dalla letteratura, dalla religione, tutto quello che può servire per dire a questi benedetti uomini prendete le armi e andate. E quindi ci sono diversi componimenti, per esempio intitolati alle donne italiane, dove le si invita appunto a far coraggio agli uomini, a educare i figli, si danno loro consigli, poi lo si fa in versi, lo si fa anche in prosa, ci sono i trattati per esempio di Caterina Franceschi Ferrucci, rivolti proprio alle madri italiane, ci sono, dicevo prima, le lettere morali di Rosina Muzio Salvo e tanti altri scritti, tanti altri articoli, la stessa Concettina Ramondetta Fileti verrà citata da Tommaseo come esempio di madre siciliana perché lei gli manda una sua poesia in cui parla sempre dell'educazione dei figli, di quanto fosse importante tenerli lontani dalle cattive letture che potevano corromperne la moralità e quindi anche allontanarli da quelli che erano gli ideali per cui valeva la pena vivere e combattere. Quindi tutto questo ritorna. Poi ci sono anche, questo nei versi civili, poi ci sono anche i componimenti più intimistici, quelli che parlano d'amore, d'amore non corrisposto, amore infelice, oppure che ricordano episodi particolari del risorgimento. Quindi delle varie fasi della lotta risorgimentale. Perché queste donne sono cadute nel dimenticatoio? Perché sono letteratura minore, diciamo così. E allora, nelle antologie, cioè basti guardare qualsiasi testo scolastico, e le donne non ci sono. Cioè, a malapena le petrarchiste, ora, di sicuro alle medie non si studiano le petrarchiste. E purtroppo non saprei spiegare il motivo. Sono state tagliate fuori dal canone, forse perché non ce li possiamo far stare dentro tutti, quindi siccome gli uomini. Ma anche al loro tempo, mi scusi, è una come corollario, dico anche mi scusi, è anche nel tempo a loro contemporaneo che sono state giudicate così, o invece no. Ecco, sono state giudicate come positivamente, come di aiuto, quindi, sì. Ok, sì, grazie. Sì, c'è tanta pubblicistica loro contemporanea, tanta critica loro contemporanea, che appunto le cita, le pubblica, c'erano tante antologie raccolte, naturalmente facevano la sezione uomini e poi le donne le mettevano magari in appendice, però le pubblicavano. E le venivano esaltate, venivano recensiti i loro lavori nelle riviste letterarie. Certo, si cercava di dare di loro una immagine anche edulcorata, quindi per esempio si diceva grandissima scrittrice, però era anche più che una grandissima scrittrice, era una bravissima mamma. Oppure non le veniva quasi naturale scrivere mentre era occupata a fare i lavori domestici, quindi principalmente lei si occupava della famiglia, poi era anche una scrittrice. Ecco, questo ritorna sempre nella pubblicistica ottocentesca, questo sì. Poi piano grazie. Piano... Sono un po' cadute poi nel piano, dimenticatoio. Sono cadute nel certo, dimenticatoio. Ancora adesso. Sì. Insomma, forse Marta non tanto piano piano, nel senso non ci dobbiamo dimenticare di De Sanctis. Nel 1870 esce la storia della letteratura di De Sanctis e lui decurta tutte le donne dalle scrittrici del 500 a quelle del 600 fino a quelle che c'erano state fino a due giorni prima. Questa è una cosa che insomma
va detta, perché poi il peso del giudizio di De Sanctis sulla letteratura delle donne è pesata. Croce chiaramente ha ritirato fuori scrittrici del Seicento, poi voglio dire, per le petrarchiste ci è voluto Dionisotti per tirarle fuori dal dimenticatoio, però la, cioè, l'ipoteca di De Sanctis è stata cruciale per le scrittrici italiane. Mm-hmm. Sì, sì, sicuramente quello lo so. Ci sono altri posso fare una curiosità? Posso, anche se non ho alzato la mano, posso... Ma al pari delle scrittrici di cui abbiamo parlato, che comunque si scrivevano, anche voi che state affrontando questi studi, diciamo, regionali, siete in contatto, vi scambiate, diciamo, informazioni su questo lavoro, diciamo, di letteratura femminile? Sì, più o meno sì. Più o meno sì. Poi ci sono i convegni, quindi sì, per fortuna, ma ci sono i convegni, quindi si mette in circolo quello che, insomma, i vari risultati a cui perveniamo. Va bene, grazie. Va bene, se non ci sono altri interventi, sicuri di non voler approfittare ancora un po' della presenza di Marta, poi immagino che potrete magari scrivere, insomma, contattarla se avete anche altro da chiederle, magari mi scrivete e vi do il suo... Ah, magari sì, se d'accordo, ci può dare le... Certo. Marco, sei d'accordo se mi scrivo? Sì, certo, io forse l'ultima slide l'ho tenuta su pochissimo, però nell'ultima slide avevo messo il mio indirizzo email. Ah, ok, perfetto. Quindi se la puoi far rivedere, ma il tuo, quello SNS? Della normale, sì, sì, marta.riccobono@sns.it, come tutti gli indirizzi della scuola normale, quindi bene. Sì, sì, quindi chi vuole poi... Potete anche contattarla. Può contattarmi. Marta, allora grazie tantissimo anche da parte mia. E ci sentiamo e ci vediamo presto e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ho postato addirittura una poesia. Ehi, ferma che poi scompare. Ti hanno postato una poesia, Marta, addirittura sulla chat. No, non lo sto leggendo, scusate. Cioè, nel senso, vedo arrivare tanti messaggi, però... Devi aprire l'icona con il fumetto. Ok, sì, sì. Adesso li guardo con calma. No, qualcuno scriveva che insegna alle superiori e che appunto questi testi, quando vengono proposti questi testi delle donne, suscitano grande interesse. È vero, è verissimo. Ma anche con quelli più piccoli. Quindi, e soprattutto per le ragazze, insomma, traggono tantissimo esempio. Ok. Quindi adesso che se si chiude la chiamata io riesco a leggere i messaggi? Sì, 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 poi puoi andare a vedere la chat. Sì. Ok, va bene. Quindi se nella chat non c'è niente, non ci sono domande... No. Non ci sono domande, lo vedi, okay. Lo vedi. Va bene, grazie mille Marta, allora. Grazie a voi. Ci vediamo martedì. Arrivederci, grazie. Grazie a tutte e a tutti.